cari amici. Eccoci cari amici al parco delle Fornaci di Caldè, Castelvecchiana, provincia di Varese, sul Lago Maggiore. Wow, il motoscafo è partito! Parco delle Fornaci, comune di Castelvecchiana. Aiutaci a rispettare l'ambiente. Guardate l'acqua con l'ossigeno delle onde. L'ossigeno delle onde che torna su a bollicine. Praticamente acqua e aria da sotto che emerge in queste polle d'aria incredibili. Ma qua ti balla. Le Fornaci, cari amici, eccoci alle Fornaci. Pericolo di crollo. Va bene. Ecco, cari amici, le Fornaci. Le Fornaci di Caldè, Castelvecchiana. Ovviamente tutta la zona del Lago Maggiore. Ecco le Fornaci. E lì abbiamo un murales, un bel murales. Hai preso l'autostrada. E qui tutte le Fornaci.
cari amici, siamo all'attracco dei battelli. Questo è l'attracco dei battelli che portavano anche il materiale, portavano, lo prendevano. E qua era il pontile dei battelli. Ecco che riparte il motoscafo. Abbiamo il massimo oggi proprio dei panorami. E questo è ciò che rimane del pontile. Wow! Guardate che bel posto, cari amici, qua all'attracco al pontile dei battelli. Guardate, troviamo il nostro paradiso un po' dappertutto. Auri, sono qua le automobili. Sono qua le auto. Uè, Gennaro, allora com'è che va lì? Stai attento però a quelle auto lì, che possono essere arrugginite, non si sa da dove vengono quelle auto lì, sono lì tutte abbandonate. No, non le tocco, ma non vedo parti arrugginite. Sono colorate di azzurro e rosa, come le parti del lago. Con i motivi che ricordano un po' il lago Maggiore. Particolarmente belle. Cioè, artisticamente belle, chiaramente, per quanto ne rimane, chiaramente. Sì. Sì, anche questa è arte. Anche questa è arte. Certamente, Mauri. Sì, adesso le faccio vedere, certo, faccio vedere tutte, certamente, faccio una panoramica di tutte le auto, certo. Comunque bellissime, colori azzurro e rosa come il Lago Maggiore, che ricordano proprio il Lago Maggiore, bellissimo. Sì, Mauro, faccio vedere tutto quanto, certo, mostra tutto, sì. Dai, viene fuori una bella cosa. Ecco le auto, o almeno quello che rimane, però con motivi bellissimi che ricordano il Lago Maggiore. Azzurro e rosa, azzurro dell'acqua del Lago Maggiore e rosa dei fondali del Lago Maggiore, con le piante dei fondali. Ecco le auto, è quello che rimane. Anche l'auto con in mezzo l'albero. Auto e albero insieme. Passiamo da un lato all'altro dell'auto. Oggi abbiamo vari urbex che sono venuti, perché è un posto che richiama molto. Ecco, e qua le auto con in mezzo l'albero, e si continua con la nostra panoramica a far vedere quanto di più bello.
lì una scorcia di lago e qua le parti interne. Qua ne abbiamo visto già uno simile di questo dipinto, di questo murales. Queste le parti interne, lì c'erano altri fornaci. Beh, che posto incredibile, eh? Eppure esiste. I due volti. E anche qua i due volti. E le nostre belle auto, belle, sì, belle, soprattutto funzionali, direi, più che funzionanti, funzionali. Cari amici, dentro questa automobile è cresciuto un albero, dentro l'auto. Ha fatto un tempo a crescere, c'è tanta umidità qua. Ha preso acqua, è cresciuto un albero. Cari amici, qua è proprio un'auto a tutti gli effetti. E piccola problematica, è cresciuto un albero. Ma succede, capita. Cresciuto un albero dentro l'auto, era un pochino che non la utilizzavi, hai fatto l'assicurazione, hai trovato il sito giusto per risparmiare sull'assicurazione, il sito giusto puoi risparmiare 500 euro sull'assicurazione della tua automobile, consulta il sito giusto, un albero per amico. Allegria. Dentro l'auto è cresciuto l'albero. Il Lago Maggiore le belle montagne e l'urbex delle fornaci. Carcasse d'auto modellate, dipinte di tutti i colori del lago, i colori del lago, le parti. Si fa questa faccia qua quando un posto così incredibile, eh? Qua altri due buchi che erano, si vede, di una fornace, di due fornaci, adesso c'è il cielo.
E guardate che posto incredibile. Sempre naturalmente al nostro Lago Maggiore, ovviamente. Rispetta la natura. Qui è un poco vecchiotto il posto. Vari murales. Ancora altri forni, qua viene un po' giù il tetto, una carcassa di un'auto, non so se si vede, ecco, una carcassa di un'auto, vari posti. E lì il bel lago, il Lago Maggiore. Wow, che giochi di luce, fantastici. Sì, perfetto Mauri. Quella struttura che mi hai fatto vedere in foto, ce l'hai davanti, è lì o... Com'è? L'ho trovata quella costruzione, Mauri. È la presa dei camion che portavano la calcina, sì, la portavano anche via con i camion, e la presa della calce è qua. E l'altra costruzione appunto è la presa dei camion della calce, che portavano la calce. Sì, certo, adesso faccio vedere. Cioè, sono qui davanti alla presa, proprio sopra la presa. Davanti agli uffici della Pesa. Certo, adesso faccio vedere, sì. Sì. Sì, Mauri. Le fornaci e gli uffici della Pesa. La ragione si dà a chi non ha immaginazione. E qua vedete, era la presa dei camion, la presa dei camion, gli uffici della presa dei camion, che adesso andremo a vedere. Wow, che natura, eh? Gli uffici della presa del camion, un bagno, qua tutti gli uffici, qua i primi uffici dove misuravano evidentemente il carico, un diavoletto,
Qua poi erano gli uffici, evidentemente gli uffici dietro erano gli uffici contabili. Uffici contabili. E addirittura abbiamo il vano doccia. Il vano doccia. E qui, appunto. Sì, sì. Sì, Mauri, sono agli uffici contabili. Agli uffici contabili dove misuravano i camion, il peso del camion, con la pesa dei camion. Certo, adesso faccio vedere anche il lago. Sono sul balcone, qua, chi lo sa, si prendevano il caffè qua davanti e facevano la pesa del camion. Sì, Mauri. È una struttura interessante anche quella lì, insomma, di quella fornace. Certo, adesso faccio vedere tutto, certo Mauri, è troppo bello, in mezzo alla natura. Sì, storia industriale in mezzo alla natura, fantastico. Ho messo la borsa, allora girava un po' la videocamera, ma tutto bene, cari amici, per non lasciare la borsa in mezzo, perché la lascio un momento, va a sapere. In zona ci sono, ho trovato altri urbex che facevano il giro, magari non fanno il video come noi. Fanno qualche foto. Wow! Guardate! Per me non si vede com'è. Ecco! Qua così sì. Fantastico Mauri! Sì, posti fantastici! Ma questa è vita, guarda! Sì, è vivere. Ma noi dobbiamo godercela la vita, Mauri, vedi? È così, è troppo bella. Sì, la domenica si prende. Quando è possibile, andiamo in questi posti fantastici. Bene, ma sì. Sì, allora questo è il locale della presa. I locali degli uffici della presa. Certo. Sì. Infatti, fantastico. Insomma, non è male come urbex questo, eh? Sì, è una bella fornace, bei murales, molto bello, sì. Bene, caro Gennaro, questo è un altro di quei urbex coi fiocchi.
Che ridi che stai qua sotto? Sali le scale, e però stai attento al versante esposto lì, al lago lì, che comunque è un bellissimo panorama, eh. Mm-hmm. Certo Mauri, le ho trovate le scale. Sì, ma sono in mezzo ai buchi, sono pericolose. Poi lì è crollato tutto. Però passo lo stesso e salgo le scale per quanto possibile. Sì, sì, Mauri. Ma no, non ti preoccupare, mi conosci. Io vado finché so dove, fin dove posso arrivare. Non mi spingo oltre. Ed ecco le fornaci sotto un'altra prospettiva. E di qua tutto un buco. È caduto perché era di legno, si vede il sostegno dei piani. Ecco. Mauri, sì, ci sono riuscito. Sì, Mauri. Ci sono riuscito a salire la scala perché bisognava venire, perché è bellissimo qua. Certamente, ma bisognava venire, osti. Cioè, bello. Sono qua sopra la scala, quindi sono salito sopra la scala, però non ci sono i buchi lì. Però va benissimo, fantastico, sì. Adesso scendo, sì, non ti preoccupare, scendo, sì, ok, bene, sì, certo. Qua abbiamo visto i buchi, manca sopra, scendiamo. Attenzione veramente, questa è l'ultima volta, cioè l'ultima volta adesso che faccio la scala. Fantastico. E qua il murales. Là abbiamo motoscafo, cose grandemente turistiche, il turismo qua al massimo. Certo Mauri, sì Mauri, ma certamente, sono qua, guarda, è fantastico, sono qua al murales bianco e nero, che è proprio quello che è davanti sul primo caseggiato, davanti alle fornaci, a fianco alle fornaci, fantastico, sì, bellissimo. Sì, sto facendo vedere tutto, certamente, per i nostri amici che ci seguono. Sì, ma certamente. Adesso faccio vedere di nuovo le fornaci, sì. Ma è fantastico il lago, sì. E qua le fornaci.
E qui i forni delle fornaci, stando attenti ai vari buchi che ci sono, ma noi stiamo attenti. E qua il Lago Maggiore, alle fornaci, fantastico. Stai attento sempre lì, che c'è il lago lì. Comunque bellissimo panorama. Ok. È incredibile, Mauri. Sì, sì. Qua è un posto fantastico. Sì, incredibile, Mauri. Un posto fantastico. Sì, certo, devo stare attento. Di qua si buttano a fare i tuffi. Quando fanno i tuffi nel lago. Sì, prendono, lo usano come trampolino a fianco... qua delle, sì sì, infatti, delle fornaci di Caldea, a fianco alle fornaci usano come un trampolino e si lanciano nel lago a fare tuffi. Sì, ma anche oggi ho visto qualcuno era venuto, sì sì, a fare tuffi nel lago, ma oggi c'è ancora un bel sole e non c'è vento, così il video viene bene. Certo, Mauri, viene bene il video. Faccio vedere più che posso, sì, certo. Non lungo, ma preso sui posti belli, certo, il meglio. Certo, Mauri. Ok, va bene. Eccomi, Mauri, ce l'ho fatta. Ok, ok, ciao Gennaro. La casa del custode. Il nostro bel lago. Tornando a noi, adesso io dovrò per forza recarmi sul Lago Maggiore, lì registra, sì. Dovrò per forza recarmi sul Lago Maggiore nei prossimi giorni, quindi lì vado alle fornaci di Caldè, Castelveccana. Delle fornaci è praticamente la storia. Allora, veniamo alla storia delle fornaci. Quindi facciamo un pezzo così, la storia delle fornaci. La storia delle fornaci di Caldè sul Lago Maggiore e Castelveccana praticamente nascono in che maniera? Dovevano fare la calce per le costruzioni, la calcina la chiamavano. Dovevano fare la calce, quindi si costruiscono lì i forni per cuocere la calce. Dai sassi di materiale calcareo, dai sassi di calce, di materiale calcareo, fanno la calcina appunto per i muri così. Però perché a Caldè, sul Lago Maggiore, l'hanno messo lì? Perché lì c'erano tantissimi boschi, pieno di boschi, portavano il materiale e lo cuocevano lì facendo la calce, perché una volta per fare la calce ci volevano 3 giorni, quindi immaginate quanta legna ci voleva. E quindi importante avere le fornaci non tanto in una facile via di comunicazione, cioè il lago con le cave da dove prendevano il materiale, ma avere che poi poteva andare bene per 3 giorni a farlo cuocere. Per farlo cuocere 3 giorni ci voleva tanto, proprio tanto bosco per dare tanta legna da ardere.
Questo è importante, così lo leghiamo al video. Sì, infatti, leghiamo al video un altro urbe che fa. Perché si dà il caso che io sto andando per lavoro sul Lago Maggiore, a volte si lega l'utile al dilettevole. A volte non si va per forza in città a lavorare, ma si va in campagna, non ho mai detto. Voglio andare a vivere in campagna, come diceva quello là. Continua, cari amici.